Una persona è stata arrestata questa mattina a Trani perché è ritenuta responsabile di una rissa con arma da taglio scoppiata ieri pomeriggio alle 16 circa a Trani in seguito all'affondamento di un peschereccio, il Carmela Madre, ormeggiato al porto. Si tratterebbe di un pescatore del posto. Stamattina sono intanto riprese le operazioni di recupero del peschereccio, le cui cause di affondamento sono in corso da parte della Capitaneria di Porto, dei Carabinieri e della Polizia. Secondo una prima ipotesi, a causa di una manovra sbagliata, ci sarebbe stata una collisione fra il peschereccio affondato ed uno che rientrava in porto dopo aver svolto attività di pesca turismo. Ipotesi smentita dal comandante del motopesca, che invece avrebbe dichiarato di non aver effettuato alcuna manovra sbagliata. L'affondamento del motopeschereccio avrebbe causato una rissa tra pescatori del posto, al punto che c'è stato l'intervento delle forze dell'ordine che hanno presidiato il tratto del porto compreso tra Piazza Trieste e Piazza Sedile San Marco per tenere intatto lo stato dei luoghi per lo sviluppo delle indagini e per motivi di sicurezza. Il peschereccio affondato risulterebbe fermo da circa un anno e questo ha impedito lo sversamento di carburante in mare. Intanto il luogo dell'incidente è diventato da ieri meta di numerosi turisti incuriositi dall'affondamento del peschereccio.